Seconda parte di Mondo Futsal, in compagnia dei nostri ospiti stiamo parlando di C2. Soffermiamoci ancora sul Sud Pontino e su un servizio confezionato per noi da Felice Fantanella di sportpontino.it riguardante la sfida Scauri No. 9, le interviste ai protagonisti. Ma andiamo subito in onda questo contributo. Il risultato che a dire la verità ci sta tutto perché abbiamo meritato sul campo. Oggi siamo entrati molto più concentrati, si è visto, ci voleva un risultato sul campo perché poi dura dirla, però sul campo cominciamo da oltre un mese. E diciamo una vittoria che ci dà buone speranze per la prospettiva, diciamo, a lungo termine. Questa squadra che vuole qui a Scauri mi sembra formazione che possa salvarsi, 8-1 è un risultato pesante. Dipende, perché la trasferta è sempre, diciamo, singolare, a seconda delle squadre come le interpretano. Io all'andata incontrai una squadra molto difficile, al di là del fattore trasferta, però penso che una squadra che si salva molto tranquillamente. Anche perché come sembra la classifica sta oltre metà classifica, comunque è una squadra che a tratti anche oggi bisogna riconoscere che ha giocato a tratti, poi è andata a finire 8-1, noi siamo stati bravissimi, c'è anche il merito dell'avversario e oggi hanno incontrato un grande scalo. Questo è un difetto che noi abbiamo, ci rilassiamo e non manteniamo sempre lo stesso ritmo. Io infatti a loro chiedo sempre questo, di mantenere sempre gli stessi ritmi, soprattutto se stiamo facendo una bellissima partita, non vedo il motivo per abbassare i ritmi, anche perché così facendo subiamo il gioco avversario e questo mi porta ad arrabbiarmi un po', infatti dopo hanno riaccelerato e le cose sono riandate di nuovo. Di Felice Pantarella, col presidente della stanza dicevamo... osservando anche le immagini, una questione riguardante gli impianti, ci faccia sapere la sua opinione. Il negativo purtroppo di questo sport è l'impiantistica. Per carità, nessuno chiede che magari nelle categorie inferiori ci sia l'obbligo di avere strutture con una capienza minima di spettatori, però oggi ancora nella nostra categoria, macchina 1, ci sono palazzetti improponibili per l'appetito di un'eventuale piattaforma televisiva, non sono attrezzate per postazioni per i giornalisti, per le telecamere, quindi io dico quale piattaforma televisiva può essere interessata a venire a riprendere delle partite dove ci sono tribune con due file per gli spettatori, quindi è un grosso problema questo. Io non so se avete visto i mondiali di calcio a 5, cioè vedere una struttura come quella poi rende anche di più onore a questo sport, perché quando tu metti soltanto una telecamera fissa poi perde anche di dinamicità lo stesso sport come questo, che fa della propria bellezza la dinamicità e la velocità. Quindi io credo che almeno nelle categorie superiori dovrebbe esserci una regola che imponga alle società di avere quantomeno una capienza minima, di dare un giusto servizio ai giornalisti, alle truppe televisive, perché credo, ripeto, non ci sarà mai nessuna piattaforma che potrà essere interessata ad accaparrarsi i diritti televisivi fin tanto che ci sarà questa situazione. Certo, il discorso impiantistica poi con problemi ben più gravi riguarda poi le categorie più basse, il punto di vista di Simone Leopardi. Sì, la categoria più bassa è ovvio, essendo categorie, parliamo della Serie D, della C2, della C1, purtroppo anche in questo periodo storico che viviamo, quindi comunque sia con la crisi, parliamo di crisi economica alle spalle, non c'è la volontà neanche da parte del comune o degli enti a dare una mano, perché noi stessi cerchiamo anche come società, volevamo vedere per un palazzetto un qualcosa, però non ti aiuta nessuno e quindi ecco, con mille difficoltà, però ovviamente noi a confronto una sera non abbiamo quella disposizione economica così grande e quindi dobbiamo accontentarci magari di una palestra, pagare quei 200 euro al mese e usufruire della palestra. Però è un problema che si vede poi adesso, gennaio, febbraio, marzo, dove si gioca su campi ghiacciati, anche se alle 3 di pomeriggio i campi sono ghiacciati, di vecchia fattura. Noi siamo anche fortunati perché a Podegora c'è un campo di un anno e mezzo, è nuovo, quindi
Ma andiamo su alcuni campi, mi viene in mente Sezze, che adesso gioca al coperto, ma all'inizio giocava all'aperto, che era cemento praticamente. Quindi lo stesso Parrocchia a San Giuseppe, ad Aprilia, campi, l'oratorio alla Dinascalo, è un campo che veramente no, è improponibile. E lì ne perde sia il gioco, perché ovviamente i giocatori bravi non li vede, e poi che dire. Certo, quindi il quadro è poco incoraggiante. Proseguiamo con l'ascoltare i protagonisti. A proposito, Felice Fantanella aveva intervistato per noi... Non ero pronta, sì, Marco Guastaferro, Marco Guastaferro e Mister Treglia. Perfetto. E chiudiamo anche il discorso C2 con un'ulteriore panoramica dagli amici della redazione del Sud Pontino. Sì. La regia. Siamo alla Serie C2, girone D, che vede impegnate l'Atletico Virtus Scauri, squadra nata quest'anno dalla fusione tra l'Atletico Scauri e la Virtus Scauri, e la Gymnastic Studio Fondi di mister Massimiliano Palluzzi. Proprio i gialloblu fondani ieri sono riusciti ad ottenere un'importante vittoria in casa contro la quotata Anzio Lavigno, che deteneva la testa della classifica fino a sabato pomeriggio, mentre invece l'Atletico Virtus Scauri si imposta con il punteggio di 8-1, sempre in un match casalingo, e ricordiamo che la squadra allenata da Michele Treglia, con una gara ancora da recuperare, ha la possibilità di scavalcare in vetta proprio l'Anzio Lavigno e porsi come la capofila del raggruppamento pontino e non solo. Gianpiero, due parole proprio su questo Atletico Virtus Scauri, che con il rientro di Simeoni squadra proprio nel mercato di dicembre ha aggiustato molto le cose. Ieri tripletta anche per Colacicco, altro giovane è molto interessante. Ecco, questi due giocatori potrebbero essere i trascinatori di questa squadra per un'eventuale promozione in Serie C1. Ma guarda, ce lo auguriamo tutti sinceramente, perché poi dalle nostre zone è molto importante riuscire ad arrivare ad avere una squadra a questi livelli. Io sono sicuro del rientro di Davide Simeoni, che col tempo prenderà il passo, il proprio ritmo, e sono sicuro anche dei giovani che fanno presenti in questa squadra come Colacicco, Antonio Conte ed altri. Secondo te la Gymnastic Studio, che ieri ha vinto e si è portata a 7 punti circa dalla zona playoff, ha la possibilità di rientrare nonostante le 4-5 squadre che ha davanti, oppure no? E come giudichi questo loro silenzio stampa che dura ormai da 3 mesi? Ma secondo me il silenzio stampa è sempre un'arma a doppio taglio. Comunque secondo me il discorso Gymnastic, non possono riuscire ad arrivare a recuperare questi punti, e ahimè purtroppo per loro dovranno masticare, a mio dire, delle lacrime amare, perché non dimentichiamoci che nello Scauri comunque ci sono persone come Corona e Sorrentino e lo stesso Michele Treglia, che sono passati in quel del ginnasio. Due parole su Toni Annunziata, secondo in classifica marcatori della C2 girone D, giocatore proveniente dalla Virtus Fondi, vera e propria sorpresa del campionato, milita tra le file del Terracina. Tu l'hai visto giocare qualche volta anche contro i tuoi ragazzi dell'Under 21, come lo giudichi questo giocatore? È delle ottime potenzialità, speriamo che con Luca Gardillo riuscirà ad esplodere. In studio qui intanto si infiamma il dibattito su varie problematiche, sì, del calcio a 5. Ringraziamo ancora gli amici della redazione del Sud Pontino per questo ulteriore approfondimento sulla C2, e adesso tuffiamoci sulla Serie D, girone A. Sì. Vai Tiziana. Atletico Baienzizza, Atletico Rocca Massima 1-4. Flora 92, Città di Latina Oratorio 3-6. Latina Scalo Cimil, Città di Anzio 3-1. Lele Nettuno, Stella 3-0. Parrocchia San Giuseppe, Eagles Aprilia 0-5. PR 2000, Calcio Sezze 4-6. Real Latina, Dilettanti Falasche 6-4. E Real Polgora, Indomita Anzio 8-4. E su quest'ultimo match abbiamo le immagini realizzate da Gianfranco Marceddu e il commento qui in studio del DS Simone Leopardi. Com'è andata questa gara? Vai Simone, parlaci un po' di questa partita. Scusate. Com'è andata? No, è andata bene, abbiamo preso 3 punti, quindi... No, partita è iniziata subito bene sul 3-0. E poi dopo, con i soliti nostri 5 minuti che regaliamo a tutte le squadre, abbiamo subito il pareggio. Poi siamo tornati padroni della partita, chiudendola 8-4 senza non tanti problemi. E credo che, ecco, si sta delineando poi quello che sarà la classifica futura. Ecco, vediamo che loro sono partiti un po' forse meglio di noi, poi dopo abbiamo reagito. E credo che si sta delineando tutta questa classifica che
vede 4-5 squadre e poi dietro a 6-7 punti le altre, quindi credo che ormai sia un gioco tra 4-5 società per cercare di arrivare sia alla zona playoff e sia a vincere, anche se il Sezze, ripeto sempre, fa un campionato a parte. Per quanto vi riguarda, tempo di primi bilanci, se c'è qualche aspetto sul quale recriminare? Ma forse un po' la inesperienza dei giocatori, quindi recriminiamo qualche punto, con qualche punto in più che abbiamo perso in casa, perché abbiamo fatto due pareggi consecutivi in casa e sono quelli, diciamo, i punti che mancano alla nostra classifica. Per il resto siamo stati l'unica squadra a fermare la capolista, e quindi che non ha mai perso e ha pareggiato con noi, e quindi credo che è un bilancio positivo e la squadra sta crescendo con l'innesto di alcuni giocatori come Mozzato, che ormai sta diventando un punto fermo della squadra. È un giocatore che conoscevamo, veniva dal calcio a 11, adesso sta iniziando a capire i meccanismi del calcio a 5 e si vede la differenza durante le partite. Roberto, cosa chiedere a Simone, su quale aspetto sollecitarlo? Io sottolineerei nella mia domanda proprio quanto il Podegora ha avuto un periodo di riflessione in cui inevitabilmente, parlo di risultati, in cui sembrava quasi imprigionata in una sorta di sortileggio. Io chiedo a Simone quanto sono costati tutta quella serie di pareggi, perché sappiamo pure che non, al di là dei due consecutivi che hai detto interni, c'è stato proprio, io credo che il Podegora abbia pareggiato 5-6 gare addirittura, sì. E quindi a questo sport con qualche punto in più già vi trovate in una posizione di classifica notevole. Quanto hanno pesato questi pareggi, Simone? Hanno pesato, appunto, come dicevo prima, hanno pesato molto, perché parliamo di 6 punti che abbiamo perso con partite fatte nostre. Ricordo partite che vincevamo 4-1 e abbiamo pareggiato 5-5 negli ultimi 10 minuti, e quindi pesano, e tanto, anche se credo che noi riusciamo a venirne fuori, perché abbiamo comunque sia trovato la strada e la quadratura di quello che cercavamo sin dall'inizio del campionato, aspettando, ecco, il rientro di Bagoli, che non ha mai giocato, quindi aspettiamo Bagoli, che sicuramente farà la differenza in questo campionato e in questa società. Simone, tu parli di aver trovato la giusta quadratura, eppure, ecco, annuisci già, sì. Hai capito quello che, sì, già ho capito. Quello che ti voglio chiedere. Avete durante le gare almeno un quarto, 20 minuti di blackout totale. Blackout totale che sabato sul 2-0 io ero lì, voi 2-0 in vantaggio, loro hanno sbagliato due tiri liberi, poi avete trovato il terzo gol, avete chiuso la prima frazione in vantaggio, larga, 5 minuti del secondo tempo praticamente in bambola e siete rimasti in bambola almeno per un altro 10 quarto d'ora, forse un po' meno, però diciamo... Non avete proprio più riuscito, non siete più riusciti a trovare il bandolo dalla matassa, e non è la prima volta che succede una cosa del genere. Sì, appunto, parlavo prima di inesperienza. Io la giustifico così. Avendo giocatori giovani, la nostra media dell'età della squadra, parliamo di, tolti 2-3 elementi, parliamo di giocatori che hanno 22-23 anni. Un progetto su cui stiamo lavorando, e verranno giocatori che già si stanno allenando, sempre più giovani, perché puntiamo a quello, ovviamente, a quell'ossatura. E è vero, noi abbiamo un difetto che ancora non riusciamo a colmare, che è appunto regalare quei 10 minuti, quarto d'ora, compresi tutti e due i tempi, agli avversari. E come è successo sabato, ci siamo fermati. Ecco Simone, scusa, permettimi un attimo, io più che parlare di inesperienza, però io credo che voi invece perdete proprio la cognizione di essere squadra, perché fino a gran parte della partita voi siete squadra, azioni corali che veramente portano anche a sprazzi di bel gioco, improvvisamente però è come se ognuno facesse squadra a sé. Sì. Troppi solisti, Simone? C'è qualche solista, però no,
No, no, senza far nomi naturalmente, sì, non stiamo ovvio. Adesso... È vero, abbiamo, questo è vero, a volte tendiamo a non fare poi al 100% quello che chiede il mister, e alcuni giocatori ovviamente si vanno un po' per conto loro, ecco, quindi riuscire a riprendere queste, come si è visto poi al secondo tempo, quando la squadra poi si è unita sul 3-3, non c'è stata più storia, abbiamo proprio dominato tranquillamente la partita, però come diceva lui, quei due tiri liberi magari finiva 2-2 il primo tempo e no, forse era tutta un'altra storia. Certo. Roberto, per chiudere rapidissimamente il discorso girone A, cosa vogliamo aggiungere sugli altri campi, le altre partite? Beh, mi sembra che questa la fotografia l'ha fatta benissimo Simone, tranne il Sezze che sembra, mettiamo ancora un po' di condizionale, sta facendo un campionato a sé, per il resto ci sono un numero di buone formazioni che si stanno dando battaglia per centrare l'ingresso ai play-off o Coppa Provincia di Latina, che dir si voglia. Quindi queste sono le formazioni: Città di Latina, Oratorio, Cimi Latina Scalo, Real Podegora, la Eagles Aprilia, più qualche altra variante. Diciamo che questo è il gruppo delle squadre che andranno a contendersi questo ambito passaggio a playoff. Simone, per la seconda parte di stagione ti aspetti una sorpresa, qualche avversaria che riuscirà ad emergere a distanza, Sezzi a parte ovviamente? No, non credo. Credo, ecco, rivedendo la classifica, io sinceramente non mi aspettavo la Cimil in quella posizione, perché addirittura ad agosto neanche doveva fare la squadra. Quindi sta facendo un buonissimo campionato, anche con l'innesto degli ultimi due giocatori che ha preso. Però l'unica cosa che io mi aspetto adesso, il girone di ritorno, è che noi almeno come società, come Podegora, abbiamo un girone, le prime sei partite, dove andremo a scontrarci con quel quintetto. Quindi avremo, e la nostra forza è sfruttare il fatto che le giocheremo tutte in casa. Verranno da noi, verrà l'Oratorio, verrà la Cimil e verrà il Sezze. E quindi siamo molto fiduciosi di chiudere adesso il girone di andata, che mancano due partite e sono due partite abbastanza complicate, perché avremo l'Eagles Aprilia e avremo il Dilettanti Falasche, che fuori casa, quindi è un po' più complicata. E poi partiamo subito il girone di ritorno, dove dovremmo riavere tutti i giocatori al 100%, parlo di Fagioni, di Bacoli, e aspettiamo appunto questi scontri diretti, dove da lì noi le prime sei partite ci giochiamo praticamente la stagione, perché... Diranno un po' la verità le prime sei partite che affronteremo nel girone di ritorno. Benissimo. Voltiamo pagina, dedichiamoci al girone B e con il contributo della redazione del Sud Pontino di Mondo Futsal. Linea alla regia. Ancora qualche istante. Daniele, intanto vogliamo anticipare qualcosa su questo girone B, su quanto ha... Cambia lo espresso. Scenario in testa alla classifica, perché nel derby Città di Minturno è la prima a prevalere la formazione di Steven Minutolo, vince 8-6 questo big match e sorpassa proprio la cugina. Quindi un nuovo scenario si apre per il proseguio del campionato. Finisce in parità invece il derby tanto atteso a Fondi tra Old Ranch e Vis Fondi. E si conferma invece in buon momento proprio lo Sporting Terracina dell'amico Massimo Caringi, che andando a vincere a 3 mensuoli, quindi consolida la posizione di classifica molto molto importante. Benissimo, il contributo è pronto e dunque gustiamoci il servizio dal Sud Pontino. Rieccoci con il punto sul girone B di Serie D. Ampio spazio per questo girone che vede coinvolte tutte le squadre del Sud Pontino. Iniziamo con la lettura dei risultati della terz'ultima giornata di andata, la 13ª. Atletico Sperlonga Olympic Marina 9-8. Minturno Città di Minturno Marina 6-8. Old Ranch impatta in casa contro la Visfondi 3-3. Antonio Palluzzi Corsara Aitri con il punteggio di 4-5. Pareggio tra Privernum e Don Bosco al Teodosio Rossi 4-4. Spigno Ventotene 3-6, vittoria inaspettata degli isolani di Mister Tomao. 3 mensoli Sporting Terracina 4-6, Real Terracina Olympus Sporting Club, incontro che ancora non si è giocato. Gian Piero, una tua panoramica su questo girone che
diciamolo, ha visto questa giornata un avvicendamento importante in testa alla classifica grazie alla vittoria del Città di Minturno Marina, che si è imposto 8-6 sul campo del Minturno dei mister Cardillo e del presidente Di Ciaccio. Ecco, una tua disamina da patron del Città di Minturno Marina. Ti ringrazio per questo termine patron, perché poi in realtà è una società che sono riuscito a fondare io, tra virgolette, perché è una società esistente delle, in promozione, ho voluto avvicinarci anche a quello che è il calcio a 5. E niente, una vittoria molto importante, una vittoria che bisogna dire ottenuta comunque contro una squadra che è mancante di alcuni elementi, tra i quali Serrazzi per squalifica, Savastano per malattia e lo stesso giocatore Mocerino Pasquale, anche lì assente forse per malattia. Devo dire che nonostante queste assenze però si sono comportati molto bene, non so quanto per merito di coloro che in campo hanno messo, hanno dato l'anima, come Capuano, Alvino e qualcun altro, o per demerito della squadra del Minturno Marina, perché da quel che ho visto hanno sì mantenuto sempre la gara in mano, è altrettanto vero che non portandola al termine in una certa maniera hanno rischiato anche in minuti finali di pareggiare la gara se Di Stasio non avesse sbagliato un calcio di punizione, cosa per lui molto rara, insomma. Diciamo che la pecca del Minturno Marina è stato quello di adattarsi all'avversario non imprimendo un giusto ritmo alla gara. Comunque c'è stata questa vittoria importante, quindi per la prima volta il Minturno Marina si trova da sola a comandare la classifica. 34 punti. Dovrebbe essere la migliore difesa del campionato, quindi fa capire che è una squadra che punta a quella che è la gestione della gara e non tanto alla valanga di gol. Il rientro di Brodella tra le vostre fila e un parere sul mister Steven Minutolo, già ottimo giocatore, adesso alla guida di questa squadra. Quanto sono importanti queste due figure per questa compagine? Sono due figure molto importanti. Brodella non è ancora ovviamente inserito pienamente in quello che è un gruppo che comunque conosce benissimo, quindi è già dato il massimo. Ma noi siamo abituati da lui ad avere i miracoli, per cui secondo me strada facendo riuscirà anche in quello. Steven Minutolo è una grande figura come mister, ma è un'altrettanta grande figura come giocatore, quindi tra virgolette oggi come oggi possiamo anche dire che in vista futura abbiamo anche uno Steven Minutolo che se servirà si rimetterà le scarpette e rientrerà tranquillamente come giocatore a comandare anche da dentro il campo. Simone Flocco, detto anche lo Svaldo di Ventotene, è secondo te il miglior under 21 del campionato? Ma Simone Flocco secondo me è il migliore under 21 del Sud Pontino. La sua grandezza è l'essere testa matta ed è anche un po' il suo limite. Ieri tripletta, ricordiamolo. Sì, tripletta, ma Simone tra virgolette è il mio pupillo, per cui è meglio non continuare a parlarne perché sennò potrei dire poi ok, allora guardiamo un po' più giù, c'è stato un avvicendamento anche al terzo posto, lo Sporting Terracina ha superato in classifica l'Old Ranch 97 che ha pareggiato nel derby 3-3, squadra che tu hai incontrato da giocatore questa volta in un'altra veste. Sì. Secondo te questo Sporting Terracina di mister Riccardi è un po' la sorpresa di questo girone, è al terzo posto dopo quasi la fine del girone d'andata? Che idea ti sei fatto di questa squadra che comunque cambia molto il suo rendimento tra casa e trasferta? Allora, tu mi dicevi che probabilmente ieri mancavano contro di me un paio di elementi, io penso che questi due elementi che mancavano sicuramente faranno grande differenza, perché a quel gruppo che mi ha affrontato ieri, devo essere sincero, non avrei dato mai e poi mai le capacità per avere poi un terzo posto in classifica. Tant'è che ce la siamo giocata noi squadra ultima senza vittoria, insomma, fino all'ultimo, anzi se l'arbitro ci avesse dato tra virgolette una mano, perché ieri sembrava proprio nera, in tutti i casi dubbi puntualmente era a favore della squadra ospite, non voglio dire che sbagliasse, però voglio dire, può essere che in dubbio comunque sia non lo dai all'altra squadra, sembra strano. Quindi, proprio a questo proposito ti faccio la domanda, ci sono delle squadre come ad esempio l'Atletico Sperlonga ma anche molte altre che si sono in generale un po' lamentate delle direzioni arbitrali di quest'anno,
è vero che negli ultimi due anni i direttori di gara sono sembrati spesso poco all'altezza secondo te, e perché? Tu sei stato un arbitro, sei un ex arbitro, un parere su questa questione? Allora, il mio problema è che purtroppo vivo questa situazione in doppia veste, da ex arbitro e da ex buon arbitro, perché ringraziando a Dio ho avuto la fortuna di calcare i terreni nazionali, chiedo scusa, e quindi interregionali. E da giocatore, comunque, tra virgolette, patrona della società di calcio a 5, insomma. E purtroppo posso dirti che comunque è un problema generazionale. In realtà, oggi come oggi, abbiamo problemi anche a trovare quello che è il carattere nei ragazzi, sia a livello di gioco e quindi si ripercuote anche a livello di arbitraggio. Nell'arbitraggio, secondo me, è stato peggiorato da che cosa? Perché praticamente mentre prima un arbitro che magari aveva avuto delle esperienze in terza categoria, seconda categoria, prima categoria, poteva fare il trasferimento al calcio a 5, sembrerebbe quindi poterti trovare comunque un arbitro non pronto per il calcio a 5, ma comunque con un proprio carattere e quindi una propria capacità di gestire le gare. Sembrerebbe che invece questa cosa non si possa fare più, cioè nasce arbitro, si nasce o arbitro di calcio a 5 o arbitro di calcio a 11. E quindi la Serie D, ahimè, è l'unica condizione per poter cominciare a questo ambito, tra virgolette, sportivo. E quindi sì, c'è stato un calo sicuramente di quello che è il livello arbitrale, ma è dovuto che anche loro, giustamente, devono pur cominciare con qualche categoria. Certo. E ultima domanda, Giampiero, per quanto riguarda invece la zona playoff, c'è una grande bagarre, ci sono minimo 5-6 squadre, forse anche 7, con l'Olympic Marine e la Don Bosco che sono rientrate nel giro per i playoff, tra Old Ranch 97, Sporting Terracina, Visfondi, Olympus Sporting Club, Don Bosco Gaeta, qualche squadra sicuramente rimarrà fuori dai playoff. Quali sono le tue 4 squadre secondo te tra queste che ho elencato? 3 squadre, ti chiedo scusa, per il terzo, quarto e quinto posto che arriveranno ai playoff, così a bruciapelo. Old Ranch, Visfondi, secondo me lo Sperlonga farà una grande sorpresa, e poi una tra le due di Terracina. Benissimo, ringraziamo Giampiero per la partecipazione alla prima puntata di Mondo Futsal Gaeta e vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. E dunque questo è il contributo degli amici della redazione del Sud Pontino. Siamo giunti alle battute conclusive, cara Tiziana. Sì, siamo ai saluti finali, andiamo a salutare i nostri ospiti. Ringraziamo Roberto Martin. Buonasera a tutti. Simone Leopardi. Sì, buonasera a tutti. Ringraziamo anche il presidente La Storza. Buonasera a tutti. E il nostro tuttologo Daniele Porcelli. Buonasera a tutti. Non si smentisce mai. Il ringraziamento va a una ben trovata Tiziana Piton, che ci ricorda anche gli indirizzi. Certo, mondofutsal.net è il nostro portale su YouTube, che è youtube.com/mondofutsaltv. Perfetto, dunque concludiamo qui questa nuova puntata di Mondo Futsal. L'appuntamento è al prossimo lunedì. Grazie, buonanotte. Buonanotte.